Ciao, benvenuto al quinto episodio di Bloons Pub. Io sono Manulax e ricominciamo subito. Allora, nostra piccola città, siamo a livello 13 e vediamo le missioni da fare. Fai scoppiare 20.000 palloncini, va bene. Ci sono anche quelli di squadra e bisogna usare 500 abilità. Comunque noi giochiamo e loro si fanno tutto da sole senza troppo preoccuparci. 466 palloncini, la scimmietta è tutta contenta. Che facile, siamo su di giri. Vuol dire che abbiamo tutte le abilità al massimo. Bello. Iniziamo subito con la mega scimmia da ghiaccio e la mega super scimmia. Attenzione, quei blu neri sono immuni alle esplosioni. Evita di lanciare i lanciatori di bombe finché non riesci a far scoppiare il primo strato. I lanciatori di bombe, ossia lo spara il cannone, ossia il cannone, non riesce a farli scoppiare, quindi è meglio evitare lui. Usiamo quella del ghiaccio e vedi che quelle del ghiaccio riusciamo a congelarle e facciamo gli esplodere uno strato, e quindi adesso possiamo colpirli con quelli. Con i cannoni. Adesso abbiamo Obin, piedi verdi, però lo chiameremo solo Obin. Che co cosa fai? Si è tutto distorto, va bene. Cose nuove del gioco. Prima faceva la curva tutta, invece adesso viene. Si deforma quando ruota su se stessa, ma va bene. Ok, adesso la super scimmia qua. Facciamo un bel po' di scoppi. Ok. Il piede verde è molto potente per ripulire lo schermo in queste condizioni. Adesso ci c'è anche il vortice. Anche lui. 11 palloncini ci mancano. No, mi dà fastidio usare Quincy per questo. Facciamo rimbalzare due volte la bomba e dovrebbe esattamente far esplodere tutto. Livello finito. Obiettivo raggiunto. Vediamo di farli esplodere tutti. Voglio arrivare qua sotto. Brutta persona, me l'ha tolto da sotto. E ok, 62. Abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo che sarebbe. Ah sì, i palloncini neri che sono immuni alle esplosioni. Quindi praticamente queste quattro torrette qua non gli faranno niente, mentre queste qua sono migliori secondo loro, ma ce ne sono tante, non so perché solo loro due. Ok, possiamo evidentemente costruire qualcosa di nuovo. Gettiti d'acqua per la fontana. Bellissimo. Livello 14. Vai, 480 palloncini, ancora facile. Mega artigliere d'acido. E le super scimmie. Mega artigliere d'acido, vediamo se riusciamo a fargli fare qualcosa con uno strano rimbalzo. Non proprio quello che volevo, ma vabbè, almeno metà nota musicale è stata distrutta. E sì, la cosa bella è che ci sono. Usano con i palloncini, ci fanno dei disegni, quindi è anche un po' carino capire che cos'è che fanno. I programmatori, no, non voglio usare Gwendalyn. Vediamo se riesco a buttarla qua sotto. Eccolo, ok, perfetta. Ok. Va bene. Ok, Gwendalyn, secondo me ci sta. Vai. Fai piazza pulita. Molto bene, mo molto bene, molto bene. Molto bene. Siamo già quasi alla fine perché vedo i potenziamenti che sono sempre verso la fine. Ok. Siamo Quincy. Vediamo se riusciamo a farlo con la ninja qua. Yes. Dovrebbe esplodere tutto. Perfetto. Ci siamo salvati. Quincy. Per il round finale ne abbiamo sempre meno. Prima eravamo con 15 per distruggere, me ne mancava uno. E adesso anche con 7.
arriveranno livelli talmente tanto difficili che anche con ne finirai con 1, 2 scimmie, quindi è veramente difficile completarla tutta, quindi se riusciamo già a prendere il plutonio è già tanta cosa. Nuove cose da leggere. Scimmia cecchino. Ti copro le spalle. È stata sbloccata, ma non l'ho neanche utilizzata. Ok, vediamo. Alto livello. 162. Bisogna adesso distruggere non 162 palloncini in generale, ma quelli neri. Quindi, se ci fossero 162 palloncini neri solo all'inizio e in fondo sono tutti colorati, ci basta solo distruggere quelli sopra e quelli sotto. Chi se ne frega. Il cecchino, no, no, grazie, no, no. Ma quanto si muovono velocemente? Andiamo. Ok. Ai Quincy. Tra poco abbiamo due super scimmie, quindi qua lo schermo si ripulisce bene bene. Andiamo. Buttiamole dritto per dritto, vediamo che succede. Un po' di qua, un po' di là. No, Quincy. Devi farle rimbalzare di qua e andare di là. Caos totale. Allora, va bene, Gwendoline, dai. Devo farvi vedere la scimmia cecchino, però non è proprio la sua in queste situazioni. Andiamo. No, non ci siamo riusciti a far scoppiare questo. Va bene, altri 50 ne mancano. Questa è più la situazione da scimmia cecchino. Che ci sono pochi palloncini un po' spersi qua in giro. Il proiettile rimbalza tante volte. Se rimbalza troppe volte senza colpire niente, sparisce. Però solitamente riesce sempre a colpire quasi tutto e basta. Basta. Ok. Non ci riusciamo, useremo troppi colpi. Vediamo di usare Gwendalyn che praticamente sicuramente distrugge tutto. Finiamo il livello. E vediamo dopo come siamo messi. Perfetto. Abbiamo anche Obin adesso. Nel round bonus. Con ben 11 colpi avanzati. Allora, dai. Ok. Qua. Il cecchino per queste situazioni è perfetto. E il cecchino anche. No, quello nell'angolo difficilmente. No, no, no. Nell'angolo è un punto difficile per lui. Vabbè. 62. Vediamo cosa c'è. Ah, abbiamo completato un obiettivo. 20.000 palloncini. Perfetto. Fra 6 ore ne abbiamo altri. Recupera là. E 318. Non ancora. Vediamo. Tempesta di fulmini. Distrugge tutto tranne quelli viola. Va bene, abbiamo visto come funziona. Qua ci sono tutte le altre, vedremo. E facciamo un altro livello. Al prossimo sblocchiamo il mortaio. 878 palloncini, vai. I primi 100 livelli di questo gioco alla fine sono tutti uguali per tutti, quindi se scaricate il gioco e giocate, avete il mio stessi, vedete le mie stesse, i miei stessi livelli, probabilmente le scimmie saranno in ordine diverso, ma sono quelli. Dopo i 100 sono randomici. E vediamo. Che furbetti, i Bloon ora stanno provando a nascondersi dietro gli ostacoli. Consulta la Bloompedia per verificare quali possono essere distrutti e quali aggirati. Questi qua sono quelli di ceramica. Abbiamo anche il cecchino potente. Vediamo. Proviamo così col cecchino. Dobbiamo farne fuori tanti. Questi qua praticamente ti danno solo intralcio e utilizzano colpi preziosi dei nostri colpi. Colpi preziosi. Scusate il gioco di parole. Vediamo. Questa qua è un po' in ritardo, ma arriva anche voi.
Allora, quella di ghiaccio no, perché usiamo tra poco. Vediamo il boomerang che dovrebbe fare tanti danni. Ok, quella di ghiaccio. No, sta qua, lavoro da ninja se fa quello che voglio io. Devi andare qua, devi andare qua, devi andare qua. Ok, più o meno. No, decisamente non è il turno di Gwendolyn. Facciamo rimbalzata di lì. Bisogna calcolare anche la traiettoria dei proiettili qua, perché hanno una traiettoria effettivamente. Quello di ghiaccio potrebbe essere molto utile se facciamo rimbalzare di qua, che se cade di là e se cade al centro è congelato tutto. Colpo da maestro, perfetto. E Gwendolyn adesso ha il tuo turno. Vai. A vedere di cosa sei capace. Questi blocchi di ceramica o quello che sono hanno dato molto fastidio, non è mica riuscita ad andare tanto in sotto per lanciare i cocktail in basso, quindi quelli erano i pochi danni che facevano. Dai, dai, perfetto, ecco il potere di Obin, ripulire tutto. E tanto dobbiamo distruggere tutto, qua c'è un solo potenziamento e il fulmine non è neanche tanto potente da riuscire a ripulire tutto. Fa un po' di danni qua e là, ma niente di che. Sa che dobbiamo utilizzare ancora tanti potenziamenti. Tanti potenziamenti, tante scimmiette. Usiamo quella boomerang. Non so se riusciamo adesso a farla scoppiare. Ah, no, decisamente te no. Vediamo quanto. Siamo fortunati, secondo me molto poco. Secondo me molto poco. Perfetto. Una volta. Colpo e tre freccette fa scoppiare quattro palloncini. Vediamo, dai. Raggiungiamo potenziamenti. Ok, raggiunti. Andiamo a scoppiare il più possibile. Ok, ne ho 5, non posso mancare qui. Perfetto, ho pesato il 100% e ce ne andate altre 6. 68, sblocchiamo il mortaio. E vediamo, 486. Allora, mortaio, mi serve solo un bersaglio. Mega scimmia cecchino. E ostacolo di mattoni. Perfetto. E direi che per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!